Ci sono altre macchine. Devo nuotare e aggirarle senza farmi vedere. Ecco il punto d'accesso. Mi condurrà alla prima pompa. Qui sotto c'è una vera e propria rete di tunnel, condutture dell'acqua per una città intera. Forse c'è qualcosa su cui posso arrampicarmi. Ah, ho i piedi zuppi. Una pompa è sistemata. Devo risalire a nuoto e trovare il punto d'accesso della seconda. Prepararsi è fondamentale. Secondo la mappa, la seconda pompa è dalla parte opposta della cupola. Un altro punto d'accesso. Mi porterà alla seconda pompa.
non si muove. Forse è bloccata da quei detriti. Dritto nella scorta. Esplosione in arrivo. Proviamo adesso. Bene, ho reimpostato entrambe le pompe. Ora devo attivare lo spurgo d'emergenza alla stazione di manutenzione. Secondo la mappa, la stazione di manutenzione è all'estremità sud della cupola. Inutile provare a congelare. C'è
luce rossa in quella torre, come alla console di prima. Forse è la stazione di manutenzione, ma come ci arrivo? Una parte di questo edificio è crollata. Potrei entrare da lì. Bene, vediamo dove mi porta. Nella stazione di manutenzione. Devo trovare una console per attivare lo spurgo d'emergenza. Sembra promettente. Qui dentro deve esserci una console. Bene. Prosciughiamo questo. Ha funzionato! Bene,
Ora posso occuparmi della macchina di guardia dalla parte opposta della cupola. E una volta superata, prenderò quello che mi aspetta oltre quella porta. Poseidone. Lo spurgo non ha espulso tutta l'acqua. Asciugherò camminando. Sono rimaste delle macchine dopo lo spurgo. Posso aggirarle e pensare prima a quella grossa. Già meglio. Thank you.
Poseidone è di là. Ma dove è andata quella macchina? Aloy! È un miracolo! Oh, oh! Forza, forza! Ehi, sei stata tu ad abbassare le acque? Sì, ma c'è un nuovo problema. Quella cosa ci ostacola. E così non sarà affatto facile prendere le braci. Gli arditi avventurieri si trovarono faccia a faccia con la bestia, consapevoli di ciò che andava fatto. Cosa? Sei impazzita? Silenzio! Ha salvato il nostro scavo. Bene, d'accordo. Restate qui e attaccate appena lo faccio io. Propri posti. Portiamoci lassù. Posso continuare? Thank you.
Ce l'hai fatta! Comodo averne di scorta. Poseidone deve essere oltre questa porta. Si torna a casa. State tutti bene? Molto più che bene, questo... Tu... Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo braci a non finire! Ed è solo per merito tuo! È molto... commovente. Però forse potremmo... Come dire... Prendere ciò che volevamo e squagliarcela prima che una di quelle cose risbochi fuori. Calmati ora, contaframmenti. È solo una breve esultanza. Credo che la nostra amica rosso-chiomata abbia da fare. La sua missione non è ancora compiuta, non è vero? Sì, giusto. Ti serve aiuto? Mi arrangerò da sola. Molto bene. Noi cominciamo a portare su delle braci. Se hai bisogno, chiama. Grazie. Prima di molte meraviglie. Si beava del prezioso tesoro, avvolto dall'eterna scintilla della speranza. Vero, ma anche del primo di molti dividendi.
Pensate un po', amici, un intero palco, no, un'intera arena gremita di queste luci. Posso ricordarti che c'è ancora il problema del trasporto? Poseidone deve essere oltre questa porta. Si torna a casa. Bene. Poseidone dovrebbe nascondersi in qualche tipo di processore. Troverò una console per accedervi. Là. Quella console fa al caso mio. Sono qui per riportarti a casa, Poseidone. Da Gaia. Sì, madre. Tutte le acque riportano a lei. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Override principale attivato. Ripristino codice originale della funzione subordinata Poseidone. Ora riportiamo tutto da Gaia. Riavvio del sistema in corso. La rimozione di Poseidone ha riacceso il sistema energetico della città. Morlund e i suoi devono essere risaliti. Carichi di braci, scommetto. Ora sono pronta a tutto.
quasi. Somiglia all'ascensore di prima. Mi risparmierà la fatica di tornare su arrampicandomi. Deve aver riacceso l'intera città! No. Bello questo. Oh, oh, lo spettacolo che sognava mio nonno. Un'altra. Una volta realizzato il suo sogno e finalmente raccolta l'eredità di suo nonno, il nostro eroe si mise a osservare quel deserto di luci, commosso da cotanta bellezza. Le braccia che ho visto da piccolo non sono nulla in confronto a questo. Grazie, Aloy. Tu hai trovato quello che cercavi? L'ho fatto, sì. E ora devo proseguire. Oh. Oh. Torna quando riesci. Ho grandi piani per questo posto. Non volevi allestire spettacoli con le braccia nella conquista? Oh, no. Lo spettacolo è qui. Oh, te lo immagini. Gente che arriva da ogni dove per ammirare tutto questo. E aggiungi del cibo e dei bei posti comodi. Oltre a un discreto numero di attrazioni differenti. E anche... gioco d'azzardo, faremo una montagna di frammenti, ve lo assicuro. Un nuovo sogno, eh? Spero che lo realizziate. Addio, signori. Questo scavo passerà alla storia, grazie a te. Se Morlund e i suoi resteranno... forse in futuro potrai tornare a trovarli. Ora devo riportare Poseidone da Gaia, ma prima dovrei andare da Silga e vedere se ha bisogno di aiuto con quel segnale. E ora con la maschera marina posso arrivare a qualsiasi profondità. Mi basterà trovare un posto con più acqua. Serve anche uno spazio per le attività ricreative dei più piccoli. Parco giochi? Esagerato, sia in grandezza che in divertimento.
E magari lo chiameremo... Marco, esagerato!